voi non avete voglia di farvi un bel ponte? Quant'è che non festeggiamo qualcosa? Tra Pasqua, Liberazione e il 1° maggio, e sono 6 mesi che i miei figli non vanno più a scuola. C'ho il più piccolo, Pietrino, quello di 13 anni, che è tornato a contare con le dita. 5 più 6 si fa prestare il pollice da suo fratello. È tutto fermo in Italia, ragazzi. L'unica cosa che è successa, cos'è stata in questi giorni? Questa cosa qua. Abbiamo 2 santi nuovi. Non siete contenti? No, ragazzi, non fate così, perché, scusate, veramente, guardate che a Roma domenica scorsa era un tripudio, eh? A San Pietro c'erano 2 papi vivi, 2 papi santi, 800.000 pellegrini per festeggiare l'evento del Papa e 500 muratori per ristrutturare l'appartamento di Bertone. Ora, guarda... Guarda cos'era la piazza, me la fate vedere, guarda che bello, dai. Che tra l'altro molti erano lì proprio per vedere la terrazza di Bertone. Perché quando Tarcisio fa il barbecue, ci sono i fedeli che pensano che abbiano fatto un altro papa. Sai a Roma com'è, no? Ma dai, un altro. No, sono salsicce de Bertone. Il fumo bianco è a scamorza. No, sto scherzando. Che tra l'altro io non lo so fare romanesco. Prima ero con Peppe Strazzeri che mi dava lezioni di... Ci ho messo 3 ore a fare questa cosa qua, sono negato. Domenica però è stato un grande evento, 800.000 persone in una piazza, credetemi, sono tante. Era dai tempi dell'ultimo sciopero dell'ATAC che a Roma non si vedeva così tanta gente in piedi ad aspettare. E anche quella volta lì comunque sono volati un sacco di santi. Allora, no, ma ragazzi, 2 nuovi santi, guardate che è bella, è una roba bella. Da quant'è che aspettavamo? Ce lo chiedeva l'Europa. Aumentate i santi, aumentate i santi. Nel 2014 il rapporto santi-calendario deve crescere almeno del 3%, ve lo giuro, è così. Sono i famosi papametri di Maastricht. Lo so che non si deve scherzare con i santi, io scherzo con i santi e non si fa. Perché da un lato io sono affascinato da questi riti antichi, no? Però dall'altro c'è qualcosa che non torna. Dunque, Papa Roncalli e Papa Wojtyła sono state 2 persone eccezionali, hanno fatto cose fantastiche. Però mi chiedo, ma ha senso promuovere la gente dopo che è morta? Cioè, è come se il mio vecchio maestro delle elementari oggi, dopo 20 anni, che è morto, lo facessero preside. Cioè, è come se tra 30 anni dessero la laurea ad Oscar Giannino, sai... No, l'argomento è spinoso e me ne rendo conto, però i santi come li conosciamo adesso, nel Vangelo non c'erano mica, se li sono inventati dopo, nel Medioevo, cioè prima hanno fatto santi solo i martiri, no? Poi hanno esteso la categoria e nei secoli ne hanno nominato qualche migliaia, praticamente come gli statali. Cioè a un certo punto gli è presa talmente la mano, continuavano a fare santi e sono diventati troppi. E Paolo VI negli anni 60 ne ha tagliati un po', ha fatto la Santi in Review. Perché poi io, come si fa a tagliare i santi? Perché io, come funziona? Cioè uno prima è santo e poi decade, così, di botto, senza nemmeno aspettare la Cassazione. Com'è che funziona? No, ma prendi il più famoso di tutti, scusate, me lo fate vedere, San Gennaro. Ecco, qua c'è San Gennaro.
Dunque, santo a tutti gli effetti, perché dal 1586 fino agli anni 60 per 500 anni è stato santo. Poi 50 anni fa il Concilio Vaticano II ha deciso di depennarlo dai santi di prima categoria ed è stato declassato a santo locale. È entrato in Lega Pro, sai che c'è la... Cioè, fuori provincia lo possono chiamare solo Gennaro. E deve togliere l'aureola. Beh, se lo so, funziona così. Ci sono anche dei teologi autorevoli che sostengono addirittura che in realtà San Gennaro non sia mai esistito. Ora, a me spiace per i napoletani perché per loro è una botta tremenda, perché è come se io dicessi che nemmeno Maradona è mai esistito. Che tra l'altro per il fisco praticamente è così, però... Comunque... Comunque ragazzi, l'evento dei due nuovi santi ha fatto il giro del mondo, hanno addirittura organizzato proiezioni della diretta in migliaia di cinema. Mi fate vedere che a Sotto il Monte, il paese natale di Giovanni XXIII, i fedeli hanno visto l'evento in 3D con gli occhialini. Guarda come sono belli, sembrano un gruppo di non vedenti in attesa del miracolo. No, no, perché... ho letto sui giornali che alcuni anziani, sai, non sono abituati al 3D, se ne sono andati col mal di testa. È stato un miracolo al contrario. Ci vedevano meglio prima. Dunque, a proposito di miracoli, a Giovanni XXIII dicono che ne mancasse uno. Non so se sapete come funziona, io l'ho scoperto da poco, perché per la canonizzazione formale occorrono almeno due miracoli certificati. Ora, lascia stare che per Giovanni XXIII pare che sia intervenuto direttamente Papa Francesco ad abbuonarne uno, no? Perché ha al Papa buono, uno glielo ha buono. Ma perché due? Cioè, non è che fare un miracolo sia una bellina... Cioè, fai un miracolo, oh, ragazzi. No, 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 è un miracolo, no? Ma guarito, sì, rifallo. Cioè, un miracolo, cioè, io sono i tecnicismi che mi inquietano. Ma poi come avvengono sti miracoli? Ora ve lo faccio vedere, perché questa cosa mi fa morire. Questa signora, con Papa Francesco, si chiama Floribeth Mora Diaz. Lei è una delle due miracolate di Papa Wojtyła. La vedete? Le avevano dato un mese di vita, era nel suo letto, stava guardando la TV dove c'era Papa Ratzinger che stava celebrando la messa per la beatificazione di Wojtyła. Guardando Papa Ratzinger si è addormentata. Poi però le è apparso in sogno Giovanni Paolo II, si è svegliata ed era guarita. Ora, fatemi capire, cioè si è addormentata guardando Ratzinger e il miracolo è di Wojtyła. Infatti io non volevo dirlo, ma effettivamente io ce l'avevo qui sta cosa, perché non so se... Cioè qualcosa del mio ce l'ho messo anch'io, cioè non è che... Non dico di farmi santo, ditemi almeno grazie, to. No, perché mi chiedo, se prima di addormentarsi avesse guardato, sognato Mentana, cosa facevano? Beh, San Mentana, che sembra un gelato, no? San Mentana. Ma sono io che non capisco, io sono solo un guitto, perché dovremmo chiederlo a lui. Ecco, Papa Francesco, voi sapete che io ho un debole... per Papa Francesco, io stimo profondamente quest'uomo perché riporta la Chiesa ai valori di Assisi, che sono in buona sostanza la semplicità. Fa delle cose bellissime, ama tutti, parla col cuore. La settimana scorsa Pannella stava male e lui gli ha telefonato. Il Papa, a sorpresa, telefona a Pannella, parlerò di carceri, ma adesso curati. Ha telefonato a Pannella.
Pannella, quello dei referendum sul divorzio e sull'aborto. Se c'è un mangiapreti è proprio lui, e tra l'altro con tutti i digiuni che fa probabilmente mangia solo i preti, cioè... No.